Ben ritrovati nel nuovo approfondimento di TV City sull'emergenza sanitaria. Emergenza sanitaria che in questa seconda ondata del virus dell'epidemia di SARS-CoV ha colpito duramente i paesi del Vesuviano. Questa volta a essere provato il comune di Torre Annunziata, che da settimane sta subendo un picco di contagi con conseguenti disordini legati soprattutto al cercare di limitare l'emergenza pandemica. Ne parliamo oggi con il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, che ringrazio e saluto per la partecipazione. Grazie a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno sindaco, allora iniziamo proprio a parlare di questa impennata dei contagi. Da cosa deriva questo duro colpo alla città? Guardi, chiaramente non sono un medico, non sono uno scienziato, quindi non saprei dire da che cosa dipende. Sicuramente dipende dalla altissima densità di popolazione che noi abbiamo nelle nostre città. Chiaramente abbiamo alcuni quartieri dove le case sono piccole, più di 650 famiglie sono costituite da un nucleo familiare che va da bambini fino agli anziani, e chiaramente tutto questo aggiunto alla virulenza, secondo me molto più forte rispetto al passato, di questo virus sta facendo sì che intere famiglie, interi nuclei familiari vengano contagiati, ed è chiaro che il numero si sta moltiplicando a vista d'occhio. Nonostante alcune ordinanze di restrizioni da noi fatte, se non ci sarà una presa di coscienza collettiva, perché purtroppo sta capitando anche nelle migliori famiglie, anche nelle persone che non si sanno spiegare come hanno potuto prendere questo contagio, purtroppo si sta verificando anche lì. Quindi non è solo una questione di livello culturale, non è solo una questione, diciamo così, di stato sociale, ma purtroppo è ormai generalizzato. E questa cosa chiaramente fa diventare ancora più preoccupante la condizione complessiva della mia città, e sto vedendo che però anche altri comuni attorno a noi questo virus si sta dilagando: Castellammare, Torre del Greco. E questa cosa mi dispiace, perché siamo alla vigilia della campagna di vaccinazione che, come abbiamo sentito, nelle prossime ore dovrebbe veramente allargarsi un po' a tutta la popolazione, e soprattutto ai soggetti più fragili della popolazione. Quindi riuscire a stare attenti adesso ha un significato ancora più profondo, che è quello di che siamo vicini al guado, stiamo per arrivare a preservare la nostra salute attraverso la vaccinazione, e essere colpiti oggi dal contagio veramente diventa ancora più drammatico per questo motivo. Io perciò faccio un appello chiaramente sempre a tutti i miei concittadini che, non devono avere bisogno di un vigile o di un poliziotto, di un carabiniere che li controlla e che gli dica che non devono fare assembramenti, ma dovrebbe essere insito in ognuno di noi avere un comportamento in questo momento ancora più prudente del passato, perché abbiamo visto, ripeto, che il contagio si sta espandendo a vista d'occhio. C'è stato un rilassamento rispetto alla prima fase della pandemia? Io credo di sì, ma credo di sì, perché credo che una delle ragioni che probabilmente sta inducendo i cittadini ad essere meno attenti è anche il fatto che ci sono tanti asintomatici che prendono questa malattia, che la superano senza conseguenze, e quindi pensano che sia, come dire, un fatto tranquillo, che si possa superare facendo 10 giorni, insomma 14 giorni a casa, e tutto sommato alla fine si può anche passare. Il problema è che purtroppo non è così, perché poi quando questo virus entra in un organismo debole porta delle conseguenze nefaste,
e per quanto mi riguarda anche una sola persona che noi riusciamo a salvare con dei comportamenti più corretti, io ritengo che vada fatto il possibile per salvarla. Arriviamo a una questione spinosa in queste ore soprattutto, DAD, non DAD, scuola aperta, scuola chiusa. Lei ha preso un provvedimento al riguardo? Sì, in verità io ho preso un provvedimento che è quello di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché in questo momento in cui il numero dei positivi è così alto, qualsiasi punto di assembramento delle persone può essere causa del contagio. Quindi io ho chiuso tutte quelle che sono le attività pubbliche o sul suolo pubblico, cioè nel senso che per quanto riguarda le scuole, tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per quanto riguarda le strade, ho chiuso le strade dove ci sono maggiori assembramenti, per quanto riguarda il mercato quotidiano e settimanale, in questo momento non si può e non si deve fare, perché ripeto, anche quelle attività alla fine è un ulteriore punto di momento di assembramento. Quindi questa è la mia idea. È chiaro che probabilmente siamo in ritardo, nel senso che ormai il contagio sta galoppando e probabilmente queste misure restrittive non produrranno gli effetti che speriamo. Però, ripeto, meglio tardi che mai. Io credo e spero che la Regione Campania possa anche intervenire con modalità anche più restrittive, ma per quanto mi riguarda non possono essere misure restrittive che riguardano solo questa città, ma dovrebbe essere l'intero comprensorio, che altrimenti fare delle misure restrittive nella mia città e poi avere la possibilità di spostarsi o a Castellammare o a Terre del Greco non risolve il problema. Quindi anche quando la settimana scorsa ho chiuso ristoranti e bar della mia città, abbiamo ottenuto semplicemente l'effetto che i cittadini torresi si sono spostati in altre città e probabilmente aumentando il pericolo del contagio, non certamente riducendolo. Quindi la zona rossa sarebbe, come dire, una scelta che probabilmente oggi non viene più messa in opera da parte della Regione Campania, proprio perché siamo vicini alla vaccinazione, e quindi probabilmente questo fatto della vaccinazione, il fatto che ormai le cure sanitarie sono sempre più appropriate e riescono sempre più ad evitare eventi nefasti, probabilmente tutto questo stanno inducendo la Regione Campania a non prendere provvedimenti più restrittivi. Altrimenti io credo che se una tale portata del contagio fosse arrivata l'anno scorso, sicuramente oggi saremmo stati già sicuramente chiusi come città rossa. Quindi non è ipotizzabile il timore di molti di una zona rossa localizzata a Torre Annunziata, come si dice. Il problema è che non è nel potere del sindaco, cioè non è, anche io non potrei fare la zona rossa, perché fare la zona rossa significa chiudere completamente tutto il perimetro della città, evitare a tutti i miei concittadini di entrare e di uscire dalla città stessa, tranne chiaramente che per le attività che sono salvaguardate, che chiaramente sono di interesse pubblico, perché gli alimenti e compagnie cantando comunque dovrebbero entrare in città. Però queste immagini che abbiamo visto in altre parti del territorio, soprattutto quando c'è stato il lockdown l'anno scorso, credo che in questo momento non saranno prese, perché ci sono metodologie di attacco di questo virus e anche la situazione ospedaliera non è talmente critica che probabilmente non fa scattare la zona rossa. Io perciò credo che non siamo ancora zona rossa, spero di non diventarlo, ma spero soprattutto che i numeri dei contagi comincino a diminuire nei prossimi giorni. Sì, anche perché a conferma ricordiamo i dati, cioè oggi sono stati annunciati un numero di positivi complessivi di 881, se non sbaglio, esatto, di cui però meno di 20 sintomatici o in ospedale comunque. Esatto, io voglio anche qui precisare una cosa, perché poi si dicono tante cose per strada. Noi facciamo un comunicato ogni qualvolta l'ASL ci comunica il proprio file
della verifica dei positivi e dei guariti in città. Poi ho la possibilità anche di controllare attraverso la piattaforma Sinfonia quelli che sono i dati quotidianamente che mi arrivano attraverso la piattaforma, e lì questa piattaforma è stata ultimamente implementata anche con una serie di grafici che ci consentono di vedere pure lo spostamento rispetto a quello che è il dato regionale. E questo mi consente di poter dire che purtroppo innanzitutto il rapporto tra i tamponi positivi e il totale dei tamponi è purtroppo un dato molto molto preoccupante, perché stiamo viaggiando su cifre sopra al 20% come media, e soprattutto che i contagiati aumentano molto anche nella fascia di età dei minorenni, quindi dai 0 ai 18 anni abbiamo avuto nelle ultime settimane purtroppo un aumento anche in queste fasce di età. Tutto ciò chiaramente ci ha indotto a chiudere anche le scuole, perché poi se molti di questi ragazzi, se molti di questi bambini sono asintomatici, nell'andare a scuola e quindi nel frequentare la scuola senza rendersi conto di essere portatori del virus, aumenterebbe ancora di più la diffusione del contagio. Queste sono le condizioni che mi hanno indotto a chiudere le scuole e a chiudere le aree pubbliche e i mercati. Ripeto, spero che nei prossimi giorni, per la durata di queste ordinanze restrittive, che ripeto durano fino a martedì prossimo, se per martedì ci sarà una inversione di tendenza, è chiaro che cercheremo di cominciare a riaprire anche tutto, mantenendo però sempre molto alto il livello di prudenza e il livello di verifica del rispetto delle regole. Sempre in tema di controlli, di normativa, sono arrivati 116 agenti, almeno così è stato comunicato la settimana scorsa. Sempre in controllo del territorio. Anche questo è un dato che va precisato. No, la questura di Napoli ci ha comunicato quelle che sono le attuali forze che sono, diciamo così, stanziate per il controllo del territorio, divise chiaramente tra carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani, il cui totale somma, chiaramente divisa anche per turni, quindi antimeridiano, pomeridiano, serale e notturno, e il cui totale somma circa 117 diciamo agenti. Quindi anche questa comunicazione va precisata. No, però per dire che sul territorio il controllo viene effettuato da queste forze. Non abbiamo avuto, e purtroppo anche lì abbiamo delle situazioni di carenza di personale. Pensiamo al nostro comando dei vigili. Cioè io ho un comando di vigili, totale 20 vigili che sono divisi su due turni, e di questi due turni 8 vigili sono dislocati presso il Tribunale di Torre Annunziata per tutte le funzioni che chiaramente riguardano la sicurezza anche del Tribunale. Quindi vi lascio immaginare quanti vigili abbiamo a disposizione per fare il controllo del territorio. Per turno è previsto 4 persone, ma spesso e volentieri, sia per questioni di malattie o altro, o anche per altre emergenze che pure si verificano, spesso e volentieri non riusciamo ad avere nemmeno una pattuglia sul territorio, purtroppo. Quindi ovviamente è necessaria la collaborazione dei cittadini e la buona volontà. Assolutamente sì, assolutamente sì. La zona rossa la si può fare se venisse l'esercito che ci, come dire, chiudesse dentro, e io ripeto, non lo auguro a nessuno di vivere quelle sensazioni, ma perciò confido molto nella capacità dei miei concittadini di cominciare a prendere atto che la situazione è pericolosa e che tutti insieme la dobbiamo affrontare rispettando le regole, cercando di evitare qualsiasi promiscuità in questo momento, quindi di non andare a trovare i propri congiunti, di non andare a trovare i propri familiari che abitano in altre case, di stare ognuno nella propria casa e di uscire solo per le necessità indispensabili. Facciamo come se fossimo in lockdown. Questo è l'invito che faccio ai miei concittadini. Sindaco, prima di chiudere,
C'è un piano vaccinazione in città? Com'è andata la prima ondata di vaccinazioni? No, per il momento le vaccinazioni sono state fatte al personale sanitario, che penso che debba essere ancora completato. Queste sono le notizie che ci dava la settimana scorsa il direttore generale dell'ASL, che ci ha convocati per una riunione apposita per la partenza del piano vaccinale. E chiaramente noi abbiamo già individuato delle aree, dei locali che vogliamo mettere a disposizione per far funzionare quanto prima è possibile questa campagna vaccinale, e sono stato contattato proprio dall'ASL perché forse anche sabato e domenica potrebbe iniziare già la campagna vaccinale per il vaccino dai 18 ai 55 anni, AstraZeneca, non mi ricordo mai precisamente il nome, che è questo vaccino che può essere somministrato dai 18 ai 55 anni. E mettiamo a disposizione chiaramente la palestra dello stadio, così come l'abbiamo già messa a disposizione per fare l'attività di screening per il personale scolastico. In più abbiamo anche altri luoghi che sottoporremo alla verifica dell'ASL, se il layout insomma va bene, noi metteremo a disposizione, ripeto, queste strutture proprio per consentire all'ASL di completare nel più breve tempo possibile la campagna di vaccinazione. Purtroppo lì c'è una limitazione che è data dal numero di vaccini che arrivano e che vengono distribuiti poi alle varie ASL. Per gli ultra ottantenni, anche quello è già partita la campagna di vaccinazione, in alcune ASL già sono stati anche chiamati per l'inoculazione del vaccino, nella nostra ASL stanno aspettando appunto di allestire e di verificare le prenotazioni arrivate. Bene, Sineo, in chiusura, lei cosa pensa? Riusciremo a festeggiare Pasqua quest'anno? Ma io non penso che riusciamo ad uscirne così presto. Da quello che sono i numeri a disposizione anche dell'ASL, dei vaccini che arriveranno, penso che forse festeggeremo l'estate. Probabilmente ci vogliono 8-9 mesi per fare la vaccinazione completa di tutte le persone che sono state programmate. Quindi non penso che per Pasqua riusciremo a finire. Io la ringrazio per la partecipazione e la saluto. Grazie a voi e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Insomma, dall'intervento del sindaco è emerso che la vera forza che può contrastare la crisi e l'emergenza sanitaria in questo momento è l'attenzione e il buonsenso dei cittadini, perché per quanto l'amministrazione possa essere presente e possa intervenire, non può nulla se non c'è un intervento forte e restrittivo che di fatto nessuno vuole. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.